Benvenuti in comprincampo.it. Sono la Miriam dell'agriturismo all'Olmo. Oggi siamo qui per prepararvi il nostro coniglio in umido. L'ingrediente di questo piatto è coniglio, carote, sedano e cipolle. Adesso cominciamo. Prima di tutto sbucciamo la cipolla. Tagliamo le foglie del sedano, facciamo le carote e passiamo a grattugiare la cipolla, poi le carote e il sedano lo tagliamo col coltellino e mettiamo tutto assieme. Una volta ottenuto il contenuto passiamo a soffriggere. Cominciamo mettendo un filo d'olio a ognuna delle padelle. Poi aggiungiamo, per fare il soffritto, nel frattempo facciamo rosolare il coniglio su un'altra padella. Facciamo rosolare bene la cipolla, carote e sedano. Nel frattempo giriamo il coniglio. Quando il coniglio sarà ben rosolato, e qua passiamo al fuoco a legna in modo che la cottura sia un po' lenta. Giriamo sempre. Nel frattempo mettiamo anche un po' di legna sul fuoco e continuiamo a girare. Quando il coniglio sarà abbastanza dorato, ne aggiungiamo un po' di pomodoro fresco, un pomodoro del nostro orto, che facciamo qua a casa, in casa. Una volta fatto questo, aggiungiamo una spruzzatina di vino bianco, un verduzzo, per farlo evaporare. Lo copriamo e lasciamo andare a fuoco lento per 30 minuti. E voilà! Adesso il nostro coniglio è pronto, deve essere portato in tavola e mangiare. Si può accompagnare con un po' di purè o delle patate al forno. Thank you.